Avevo concluso il comizio di venerdì promettendo due cose. Uno, che questa sera l'unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. E due, che all'una, massimo le due, li mandavamo tutti a dormire con 10 punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori. Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti un'amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. È stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere e completare l'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Esprimo il mio profondo ringraziamento al popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi concede. Questa è la missione della mia vita: restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità, il ruolo che merita, per dare alla sua gente una pace laboriosa e soprattutto ai ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa. Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo, perché era il suo triste passato, e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Bravo! Il mio impegno per essere all'altezza della fiducia, delle aspettative e dell'amore che mi è stato dimostrato sarà ancora più intenso. Buonanotte a tutti e Stefano, possiamo andare a ballare? Andiamo. Vai, Presidente! Presidente! Solo un messaggio agli abruzzesi, Presidente. Vi amo. Queste le parole proprio di Marsilio dette a noi. Vi amo, il messaggio del Presidente Marsilio agli abruzzesi. Un Presidente, c'è solo un Presidente.